Buon pomeriggio allora a tutti e bentrovati, e vi ringrazio anche di essere così numerosi. Come vi è stato anticipato, uno dei temi principali che mi hanno visto impegnato nella ricerca in questi anni è l'evidence-based education, di cui forse potreste aver sentito parlare appunto in questi anni anche in Italia, facendo riferimento all'espressione o educazione informata da evidenze, o didattica informata da evidenze. E questo è proprio il tema anche di questo webinar che trascorreremo insieme, in cui si cercherà di, come di fornire un quadro iniziale per capire che cosa si intende quando parliamo di didattica informata da evidenze e ancora più specificamente che senso, che significato può avere questo per chi lavora oggi nella scuola. Prima di ciò, vorrei porre una brevissima premessa. Abbiamo alle spalle oltre un secolo di ricerca scientifica sui problemi della scuola. Risalgono ai fine 800 i primi studi di pedagogia e psicologia sperimentale, in cui si indagavano diverse questioni scolastiche, e a distanza di appunto oltre un secolo di quegli albori, possiamo dire che oggi abbiamo a disposizione un corpus piuttosto significativo e ampio di conoscenze scientifiche sui problemi scolastici. Se volete, un po' la sfida che abbiamo davanti oggi è come mettere a questo punto le scuole e gli insegnanti nella condizione di beneficiare di queste conoscenze, di avvalersene per migliorare aspetti relativi appunto alla didattica, ai risultati di apprendimento, eccetera. Fatta questa premessa, vi dico brevemente come è strutturato questo webinar. Farò una veramente introduzione brevissima su quelle che sono le motivazioni che hanno portato al fermarsi di questo discorso di educazione informata ad evidenze. Sarò estremamente sintetico però su questo punto. Più che altro il grosso del tempo in questo webinar lo spenderemo sul cercare di chiarire appunto che cosa si intenda per evidence-based education e che tipo di senso, significato possiamo attribuire a questo in relazione alla professionalità degli insegnanti in particolare. Chiuderò in modo molto sintetico di nuovo su quelle che sono possibili piste di approfondimento, ossia riportare e indicare alcune fonti che potrebbero esservi utili per appunto approfondire alcuni degli aspetti, alcuni dei temi che anticiperò durante questo, i prossimi minuti. Prendendo spunto appunto su quali sono le motivazioni originali da cui ha avuto origine il discorso sull'evidence-based education, mi soffermo un attimo su un passaggio. Nel 1996 questo intervento di Harry Graves, che era professore di pedagogia, cioè professor of education all'Università di Cambridge, che è un intervento alla Teacher Training Agency, iniziava così la sua relazione. L'insegnamento non è al momento una professione basata sulla ricerca. Non ho alcun dubbio, diceva Harry Graves, che se lo fosse, l'insegnamento sarebbe più efficace e più soddisfacente. In questa relazione, Argresi poi conduce una sorta di parallelismo tra professione medica e professione insegnante, argomentando sul fatto che si attribuisce a certe professioni, tra cui quella medica, la necessità che queste si basino sui risultati scientifici, criticando invece il fatto che quando si parla di insegnamento non si attribuisce a tale professionalità un fondamento scientifico. Fondamentalmente, si chiedeva perché poi quando ad esempio un genitore deve mandare un figlio dal proprio medico si preoccupa che il medico abbia conoscenza e sia aggiornato rispetto alle migliori evidenze scientifiche disponibili e tale preparazione non sia ugualmente richiesta quando affidiamo i nostri figli agli insegnanti della scuola. In realtà poi da questo intervento nacque un dibattito anche piuttosto acceso. Il parallelismo tra professionalità medica e professionalità didattica regge fino a un certo punto, sono professioni diverse, condizionate anche da livelli di decisione differenti che implicano anche appunto nella decisione elementi differenti. Tuttavia fu un ottimo spunto per avviare un dibattito anche fortemente critico che ha dato origine poi appunto a quello a cui oggi facciamo riferimento quando parliamo di didattico educazione informata da evidenze. Il tutto nasce fondamentalmente da una critica rivolta alla ricerca educativa su due piani principali. Un piano, quello della rilevanza pratica della ricerca educativa, un altro piano più metodologico.
Sostanzialmente si accusava la ricerca educativa di non essere in grado di fornire risposte effettivamente utili, concrete, a quelli che sono i problemi quotidiani che si vivono in classe, che si vivono a scuola. In particolare negli Stati Uniti e subito di seguito nella Gran Bretagna, i decisori politici, se vogliamo chiamarli così, accusavano la ricerca educativa di non essere stata in grado di fornire indicazioni utili per migliorare i livelli di apprendimento degli studenti a fronte di consistenti risorse economiche investite sul sistema istruzione nel corso degli anni. Su un altro piano si accusava la ricerca educativa di essere, come dire, metodologicamente debole, ossia di non essere, di non rispettare, se vogliamo, quelli che sono gli standard della ricerca scientifica. E in secondo luogo di non essere, come dire, cumulativa, ossia di tendere continuamente a fare sperimentazioni sempre sulle stesse cose, riponendosi questioni già affrontate nel corso del tempo, senza mai portare a un reale progresso delle conoscenze. E per quanto riguarda il nostro paese, per quanto riguarda l'Italia, non c'è qua il tempo, come dire, per affrontare in modo adeguato qual è diciamo, il clima italiano rispetto a questo. Ma vorrei solo citare questo passaggio di Norberto Bottani sulla situazione italiana. È un estratto di un passaggio, di un contributo molto più ampio da parte di Bottani, che è probabilmente uno dei massimi esperti all'interno dell'OCSE sulla valutazione dei sistemi di istruzione. E nel 2009 così scriveva: In Italia la politica scolastica sembra poter fare a meno della ricerca scientifica in educazione. In quasi ogni proposta di legge o di regolamento che riguardi la scuola emanata in questi ultimi anni, in Italia si parla di sperimentazione. Ma la cosa singolare è che le sperimentazioni non si fanno mai prima dell'assunzione delle decisioni, per capire se il modello di intervento proposto permette o meno di risolvere il problema che si vuole affrontare. Le riforme scolastiche costano, non si possono fare senza risorse economiche. Proprio per questa ragione, prima di decidere una riforma o un'innovazione, i responsabili politici, che non possono contare su risorse limitate, chiedono alla ricerca scientifica se valga o meno la pena di intraprendere un determinato programma. Tranne alcune eccezioni, l'offuscamento della realtà pare prassi corrente nel dibattito scolastico italiano. Questa operazione è resa possibile dalla mancanza di prove e di dati verificati, frutto di indagini rigorosamente condotte. Ecco, se dovessi sintetizzare in due parole quello che poi è il senso di tutto il contributo molto più ampio, perché da cui deriva questo estratto, è che in Italia sentiamo continuamente, ormai da decenni, parlare di sperimentazione a scuola. Tutti gli anni le scuole sono ciclicamente invase da sperimentazioni, da mode del momento, eccetera. Quello che critica Bottani, ma è una critica che in realtà rintracciamo in altri autori a partire dagli anni 70, pensa a Bisalberghi ad esempio, è che alla base di queste decisioni prese dal sistema di istruzione italiano pare mancare cognizione di causa di quelli che sono i risultati della ricerca scientifica. Ecco, se questi sono un po' alcuni elementi utili a capire a quali stanze risponde il dibattito sull'evidence-based education, passiamo adesso a cercare di capire qual è il senso di tale proposta rispetto a queste motivazioni originali. Volendo dare diciamo così, una definizione di evidence-based education, potremmo dire che parliamo di un orientamento, una prospettiva che mira alla produzione, alla elaborazione e diffusione di conoscenze scientifiche, di conoscenze scientificamente affidabili per una educazione informata ad evidenze. Ecco, che cosa intendiamo per educazione informata ad evidenze? Beh, fondamentalmente tre elementi vanno a comporre quest'ultima. Da una parte, è chiaro, la conoscenza, la disponibilità delle migliori evidenze scientifiche disponibili. Tuttavia, lo vedremo anche dopo, la ricerca non può, come dire, dettare delle ricettine a scuola. La conoscenza scientifica non può essere assunta, come dire, criticamente, essere tradotta in ricettine da applicare in classe. Perciò necessariamente questa deve andare a combinarsi con le competenze e capacità di giudizio professionale degli insegnanti, quelle competenze pratiche che gli insegnanti acquisiscono nel corso della loro esperienza. E non solo evidenze e competenze professionali, capacità di giudizio professionale, capacità critiche di giudizio professionale da parte dell'insegnante, ma anche la capacità di adattare queste, le evidenze, allo specifico contesto in cui si lavora. Sappiamo che da contesto a contesto
ovviamente le situazioni didattiche si modificano, diverse sono le variabili da considerare in relazione agli studenti che abbiamo di fronte, al contesto scolastico in cui stiamo lavorando. E allora proprio la capacità di giudizio professionale dell'insegnante è quella che consente di tradurre le indicazioni, gli orientamenti della ricerca in strategie efficaci adattate al contesto in cui ci si trova a lavorare. Al fine dell'affermarsi di questo dibattito, devo dire che negli ultimi forse 20 anni alcuni processi sono stati particolarmente rilevanti, li riassumo in modo estremamente sintetico. Sul piano metodologico, abbiamo assistito alla evoluzione dei metodi di ricerca con l'affermazione di metodi oggi più rigorosi e sistematici che consentono di fare il quadro, il punto delle conoscenze sui problemi, appunto, della, diciamo così, della quotidianità scolastica, e su questo aspetto torneremo brevemente a breve. Sul piano della interdisciplinarità abbiamo assistito a un ampliamento e a un rafforzamento delle reti tra discipline che si occupano dei problemi della scuola. Penso alla didattica, ma non solo, penso alla pedagogia comparata e quella sperimentale, alle discipline psicologiche, tra cui appunto la psicologia dello sviluppo e dell'apprendimento, agli studi sociologici ed economici sull'istruzione, ma ancora di più, diciamo, di particolare interesse in questi ultimi anni sono anche le evoluzioni sul piano delle neuroscienze cognitive, che negli ultimissimi anni stanno fornendo un importante contributo alla comprensione di processi quali la memorizzazione delle conoscenze, le funzioni esecutive, i meccanismi di apprendimento, i meccanismi di memorizzazione, eccetera. Da non trascurare poi il fatto della trasformazione della rivoluzione, se volete, a cui che oggi diamo per scontata, determinata dalla evoluzione di internet, tale per cui oggi le conoscenze scientifiche sono disponibili in modo immediato, gratuito, in forme e in dimensioni a cui la storia dell'uomo non aveva mai assistito prima. Certo, questo da una parte, come dire, offre un potenziale enorme di conoscenza, di diffusione della conoscenza scientifica, ma che non automaticamente si trasforma in maggiore consapevolezza scientifica, laddove sapete tutti, basta insomma, vedere un po' le comunicazioni sui media attuali, tutto il problema legato alle fake news, ossia la diffusione di conoscenze non fondate, che si accompagna appunto alla evoluzione della comunicazione tramite internet. Tuttavia, questi tre elementi sono stati particolarmente rilevanti per in potenziale per un'affermazione di una educazione maggiormente informata da evidenze, perché hanno rinforzato da una parte appunto la capacità, il potenziale esplicativo e interpretativo della ricerca educativa e dall'altra parte la sua capacità di informare, di comunicare, di diffondersi nella comunità più ampia. Un'educazione, se volete, appunto, informata da evidenze che può, come dire, essere chi ha un elemento chiave rispetto a due fini principali. Da una parte orientare gli sviluppi della ricerca futura, e su questo non ci soffermeremo perché non è, diciamo, il focus di questo momento che trascorriamo assieme, che invece un altro, orientare e informare le pratiche didattiche quotidiane. In che modo le evidenze scientifiche possono informare tali pratiche? Beh, parlando di pratica, devo dire che possiamo, come dire che le evidenze possono informare la pratica a tre livelli di decisione principali. Il primo livello è quello macro, quello delle decisioni politiche sul sistema di istruzione. Ecco, a questo livello la ricerca è in grado di offrire al decisore politico, pensate a un ministero che deve decidere come intervenire sul sistema di istruzione, un bagaglio di conoscenze molto significativo, molto ampio, su quali sono, come dire, le piste più ragionevoli su cui investire quando si decide appunto di investire sul sistema di istruzione. A un livello che potremmo dire intermedio, la ricerca può offrire ad esempio a un dirigente scolastico che deve valutare come, ad esempio, investire il proprio budget a disposizione, può offrire a questo degli elementi di informazione, dei dati, delle conoscenze utili per cercare di capire quali appunto decisioni appaiono più ragionevoli e quali meno. Allo stesso livello, lo vedete qui sottolineato perché è quello che appunto su cui noi oggi qua ci concentriamo, è il livello della didattica quotidiana, delle decisioni che quotidianamente un insegnante si trova a dover prendere nella propria classe.
Rispetto a questa, ancora una volta, la ricerca è in grado oggi di offrire tutto un insieme di dati, conoscenze, informazioni su quali sono la plausibilità di efficacia delle differenti opzioni didattiche che potremmo attuare. Se è più ragionevole, date certe condizioni, pensare a un determinato tipo di strategia piuttosto che un'altra, come utilizzare le tecnologie, quando sono utili e quando appaiono meno utili, che tipo di tecniche di intervento utilizzare nei confronti dei diversi, ad esempio, bisogni educativi speciali. Perciò, quale supporto può offrire la ricerca quando un insegnante si trova a dover prendere quelle decisioni quotidiane che accompagnano, come dire, l'anno scolastico? Se dobbiamo parlare allora di pratiche quotidiane, proviamo a dare una definizione anche di che cosa intendiamo per programma evidence-based. Quando diciamo che un programma è basato su evidenze? Beh, per questo ho recuperato una definizione che mi sembra molto intuitiva contempla tutti gli elementi chiave tratta dalla International Reading Association, perciò una definizione centrata in particolare sui programmi di lettura, ma che può essere estesa a qualsiasi dominio poi delle scelte didattiche. Per programma evidence-based, l'International Reading Association intendeva un qualsiasi programma o insieme di pratiche didattiche che ha alle spalle, come dire, una storia di successi. Che cosa vuol dire un programma che ha alle spalle una storia di successi? Ossia che vi è disponibile sufficiente conoscenza scientificamente affidabile, perciò valida e attendibile, tale da suggerire che se quel programma viene usato con un particolare gruppo di studenti, allora ci si può legittimamente aspettare che quegli studenti conseguano significativi miglioramenti negli apprendimenti, in questo caso appunto della lettura, ma varrebbe per qualsiasi dominio. Perciò un programma, una strategia, una tecnica didattica che si è dimostrata valida, che si è dimostrata efficace attraverso più sperimentazioni ripetute nel tempo, ben controllate, e che appunto nel corso del tempo ha dato dimostrazioni di solidità dal punto di vista della sua efficacia. Ora, come vedete, il termine evidenza torna di continuo, come era intuitivo dal titolo, in questa presentazione. Ovviamente qui non mi soffermerò su aspetti metodologici che non ci interessano, ma per cercare di dare un senso, rendere maggiormente intuitivo che cosa intendiamo quando parliamo di evidenza e cosa intendiamo quando parliamo di una storia di successi, farò un breve cenno a come le evidenze sono tipicamente prodotte insieme all'evidence-based education. Vi ho fatto cenno prima, vi ho anticipato del discorso degli avanzamenti avuti sul piano delle metodologie di ricerca. Beh, oggi disponiamo di metodi che rispetto al passato consentono in modo più sistematico e rigoroso di fare, come dire, il punto delle conoscenze che abbiamo sugli specifici problemi della scuola. Come si procede tipicamente? Si parte dalla definizione di un problema ben circoscritto che abbia una rilevanza per la pratica didattica quotidiana. Qua ho esemplificato che cosa sappiamo sull'efficacia della strategia del reciprocal teaching per lo sviluppo della comprensione del testo nella scuola primaria. Ecco, definito un ben preciso problema, si raccolgono tutti gli studi che hanno analizzato quel problema e li si seleziona sulla base, ad esempio, della loro qualità metodologica, scartando tutti quelli che non rispettano gli standard tipici della buona ricerca scientifica. Quindi si analizzano in termini comparativi, si comparano i risultati di tutto il corpus di studi che ha analizzato il problema appunto dell'efficacia del reciprocal teaching per la comprensione del testo nella scuola primaria, al fine di trarne le conclusioni e le indicazioni operative, le indicazioni più pratiche. Ora, perché si procede in questo modo? Al di là del fatto appunto che non sto entrando nelle caratteristiche procedurali e metodologiche di tali metodi che sono, ad esempio, le revisioni sistematiche, le meta-analisi, che fanno questo lavoro da un punto di vista sia qualitativo sia statistico. Beh, si fa questo lavoro perché guardare ai risultati dell'intero corpus di conoscenze, dell'intero corpus di studi, scusate, che hanno investigato determinato problema, consente di avere e pervenire a conclusioni plausibilmente più affidabili rispetto a guardare i risultati in modo singolo. È facile che se andate a vedere i risultati singolarmente dei singoli studi,
della ricerca educativa, ma un po' come in ogni dominio, o anche se guardate più studi, ma leggete i loro risultati in modo indipendente l'uno dall'altro, vi troverete in una condizione un po' frustrante di vedere uno studio che afferma una cosa e uno studio che afferma tutto il contrario di quella cosa. È un fatto di fronte al quale ci troviamo in tantissimi ambiti di ricerca, risultati molto spesso contrastanti tra un studio e l'altro, tale per cui non si capisce esattamente quali indicazioni appaiono più plausibili e si possono dedurre da tali studi. Allora, invece di guardare gli studi singolarmente, si raccolgono tutti gli studi che hanno analizzato quel problema di ricerca per vedere se tendenzialmente nel loro complesso tali studi appunto forniscono delle indicazioni verso cui tutti convergono. Portando avanti il nostro esempio, rispetto a che cosa sappiamo sull'efficacia del reciprocal teaching per lo sviluppo della comprensione del testo nella scuola primaria, quali questioni guidano tipicamente l'analisi di questi studi di sintesi? Beh, innanzitutto si va a vedere se l'insieme di studi considerati concorda o meno sull'efficacia di quella strategia didattica. Ad esempio, tendenzialmente su 100 studi analizzati, troviamo che 80 o più ancora studi hanno registrato risultati significativamente positivi nell'attuazione di quella strategia per lo sviluppo della comprensione del testo nella scuola primaria, oppure al contrario, che tendenzialmente la maggioranza degli studi hanno registrato risultati non positivi sull'efficacia di quella strategia, oppure ancora, se ci troviamo di fronte a risultati discordanti, tale per cui c'è tutto un insieme di studi che portano prove a favore di una certa efficacia, tutto un insieme di studi che portano prove, come dire, contrarie. Quali sono gli elementi, le condizioni che determinano le differenze registrate in questi studi? Cioè, che cosa accomuna tutti gli studi, ad esempio, in cui si è registrata maggiore efficacia, e che cosa accomuna tutti gli studi in cui invece i risultati sono stati più negativi? Ecco, proprio lo studio di queste condizioni, che si fa tipicamente attraverso queste metodologie, consente di trarne proprio quelle indicazioni operative, in termini, ad esempio, di tempistiche, del ruolo dell'insegnante, di età degli studenti, di preconoscenze necessarie, tutte quelle condizioni che tipicamente, mediamente, determinano una maggiore o minore efficacia di quella strategia in quel determinato contesto. E ancora, qual è il livello di affidabilità delle indicazioni operative che ne derivano? Perché non rispetto a tutte le strategie didattiche abbiamo conoscenze del medesimo livello di affidabilità. Ci sono alcuni risultati, alcune ipotesi rispetto alle quali abbiamo ormai una letteratura vastissima, sufficientemente concorde nel tempo, sufficientemente solida, che ci consente di fare affermazioni sulla efficacia o minore efficacia di quella strategia, ma è anche vero che ci sono altri ambiti, certe tecnologie, certe strategie rispetto alle quali abbiamo conoscenze solo preliminari. Perciò non solo possiamo andare a dire se o no una strategia efficace è oltretutto e soprattutto ancora più importante in quali condizioni, a quali condizioni tale strategia funziona, a quali condizioni non funziona, ma possiamo anche andare a dire con queste metodologie quanto siamo sicuri delle evidenze che abbiamo disponibili. Ecco, io non potrò entrare, dati i limiti temporali di questo intervento, su quelli che sono poi nel dettaglio i risultati che la ricerca evidence-based sta producendo nella letteratura internazionale. Però vorrei limitarmi, giusto come veramente solamente come un input, come spunto di riflessione, una breve carrellata di alcuni elementi verso cui vi è una forte convergenza della letteratura e delle evidenze rispetto appunto alla rilevanza che questi possono avere in termini di efficacia didattica. Ripeto, saranno veramente solamente degli spunti che noi abbiamo provato con i colleghi. Professor Antonio Calvani dell'Università di Firenze, professor Roberto Trincheri dell'Università di Torino, di riassumere un recente lavoro che troverete qui linkato se volete ulteriori, approfondire, compiere ulteriori approfondimenti. E tra questi elementi, come vedete, ce ne sono alcuni che non sono, come dire, nulla di nuovo, anzi appartengono assolutamente alla storia della scuola, ma che oggi sono ben supportati dalla ricerca scientifica, mentre altri che, come dire, smontano un po' di quelle conoscenze che da sempre ci siamo trascinati dietro, ma che poi non hanno trovato riscontro nei risultati della ricerca. Tra gli elementi che appunto vado così brevemente a citare, sicuramente di grande importanza è un, come dire, un perfetto allineamento tra quelli che sono
gli obiettivi didattici e la struttura di conoscenze che si dà ai nostri percorsi di apprendimento. Ancora la grande importanza della chiarezza degli obiettivi didattici. I nostri studenti devono essere ben consapevoli di quali sono gli obiettivi che ci si aspetta loro, qual è il traguardo che ci si aspetta da loro. Devono avere un'idea molto chiara, molto pratica anche di questo. Devono sapere un po' quali sono i criteri sulla base dei quali saranno valutati e concretamente al termine del processo di apprendimento che cosa ci si aspetta da loro. Rendere questi obiettivi espliciti fin dall'inizio anche agli studenti e rapportare perciò tali obiettivi alla struttura poi dei contenuti e di conoscenze che si vanno a proporre è sicuramente un primo elemento basilare, fondamentale nella progettazione di un percorso di apprendimento efficace. Abbinato a questo, devo dire, sempre nelle fasi iniziali del processo di apprendimento, cercare il più possibile di agganciare le conoscenze che si vanno a proporre, come dire, ex novo, alla rete di conoscenze che già i nostri studenti posseggono, cioè che è più possibile stabilire un legame forte tra quelle che sono le preconoscenze dei nostri studenti e le conoscenze, appunto, che invece noi porteremo come nuove nel percorso di apprendimento che i nostri studenti seguiranno. L'importanza poi della regolazione dei compiti e della loro complessità non solo in rapporto all'età, ma anche in rapporto appunto al grado di competenze, di expertise dell'allievo. Da questo punto di vista è fondamentale appunto che l'insegnante abbia, come dire, un controllo molto più forte, ad esempio, con studenti che sono più deboli, che partono da basi meno solide, e mentre si può permettere, come dire, di allentare in certo senso la propria presa, laddove ci si trova studenti ormai più esperti, più avanti negli anni, sempre più esperti e più solidi come basi. Un altro contributo che credo ogni insegnante oggi dovrebbe conoscere è quello derivante dalla teoria del carico cognitivo, che ha messo in luce come i limiti della nostra memoria di lavoro sono un elemento importante da considerare quando si progettano i contenuti didattici. Pensa ad esempio alla progettazione dei contenuti multimediali. Ecco, molto spesso prodotti destinati alla didattica sono estremamente arricchiti di elementi multimediali per rendere tali prodotti anche, come dire, più di appeal, più attraenti per gli studenti. In realtà questo determina un importante sovraccarico per la memoria del lavoro, caricandola di elaborazioni non necessarie al processo di apprendimento che comportano un disturbo sul piano dell'attenzione, un sovraccarico sul piano cognitivo. Allora è importante da questo punto di vista invece focalizzare molto bene i contenuti, concentrandoci su ciò che è essenziale per l'apprendimento e potando, tagliando tutto ciò che invece è inutile rispetto a questo, che porta a deviazione, a distorsione dell'attenzione e a sovraccarico dal punto di vista cognitivo. Ancora il ruolo dell'insegnante, il modellamento guidato dell'insegnante, sente che agisce come modello nei confronti dei propri studenti, ma modello, come dire, modello cognitivo. Beh, guardate, al riguardo, ad esempio, c'è tutta una letteratura che è sembrata voler, come dire, relegare l'insegnante a un ruolo secondario in classe, facendolo quasi scomparire dal ruolo centrale e descrivendo esso nei termini di facilitatore dell'apprendimento, di accompagnatore dell'apprendimento, eccetera. Ora, in certi contesti questo può anche essere sensato, ma ci sono altri contesti in cui una forte presenza dell'insegnante è addirittura essenziale, non solo raccomandata, ma assolutamente essenziale. In particolare, poi soprattutto nelle prime fasi dei cicli scolastici, una forte guida dalla parte dell'insegnante è determinante e da questo punto di vista devo dire anche che tutta quella letteratura che ha demonizzato la lezione frontale richiederebbe una certa revisione critica. In che senso? Se intendiamo la lezione frontale nel senso di un insegnante che parla, dei studenti che passivamente ascoltano senza intervenire, è chiaro che su questo potremmo tutti condividere e convergere che sia un modello didattico non percorribile, non efficace. Ma la lezione frontale non necessariamente è questa. La lezione frontale può essere una lezione anche fortemente interattiva e la frontalità della lezione può essere un elemento invece molto importante per fungere da guida appunto del percorso di apprendimento degli studenti. Ancora andando avanti, tale letteratura ha come dire, enfatizzato l'importanza poi di tutte quelle strategie, come vedete, metacognitive, l'importanza dei processi
metacognitivi di immaginazione mentale, autospiegazione, del porsi domande, che sottostanno a una molteplicità di processi legati all'apprendimento e appunto alla memorizzazione. E sulle strategie metacognitive devo dire che oggi c'è una crescente attenzione a più livelli di istruzione e in modo, cioè, in termini interdisciplinari e transdisciplinari. Da questo punto di vista, e a questo elemento si lega strettamente tutta la letteratura sulla valutazione formativa, sull'uso del feedback, il feedback inteso come quell'interazione continua tra docente e studente, reciproca, tale per cui lo studente e l'insegnante mantengono sempre, come dire, piena chiarezza rispetto al punto in cui ci si trova nel percorso di apprendimento, a quello che è il prossimo obiettivo, il prossimo passettino da compiere per raggiungere l'obiettivo successivo e quindi al modo in cui poter compiere questo passo. Guarda, tu adesso sei arrivato a questo punto, questi erano gli obiettivi che ci eravamo prefissati, ci sei arrivato a questo punto, il prossimo passo ti dovrà portare a raggiungere quest'altro obiettivo. Guarda, ti suggerirei per raggiungere questo nuovo obiettivo di lavorare in questa direzione, in questo modo, con questo metodo, eccetera. Oltretutto, nel far questo, anche favorire il più possibile tutto ciò che favorisce anche la memorizzazione, perciò anche l'esercizio ripetuto. Sono, come dire, strategie storiche della scuola che a volte sono andate in soffitta, ma in modo ingiustificato. Pensa, ad esempio, al fare i riassunti. Fare i riassunti, che era un esercizio eccezionale dal punto di vista di elaborazione, conservazione in memoria, rielaborazione delle conoscenze apprese. E, come dire, ci sono certe pratiche scolastiche che, un po' anche sull'onda della moda del momento, sono state talvolta messe un po' in secondo piano dalla scuola, rinunciando invece a strategie essenziali per l'apprendimento. Aggiungo anche un'altra cosa: non solo la ricerca evidenziabile può suggerire appunto delle strategie efficaci, ma può anche, come dire, smontare delle credenze che si sono, come dire, diffuse nella scuola, oggi tutto sommato infondate. Penso in particolare, ad esempio, uno dei primi esempi che mi viene in mente è la letteratura sugli stili di apprendimento. Io credo che un po' tutti abbiamo sentito parlare di stile di apprendimento, di stili di apprendimento. Anch'io, quando ho studiato all'università, mi sono trovato di fronte spesso a questa letteratura. Devo ammettere oggi, però, che praticamente tutti i principali centri di ricerca di neuroscienze cognitive, centri di ricerca psicologica, smentiscono assolutamente l'idea degli stili di apprendimento. Non abbiamo evidenze scientifiche del fatto che progettare la didattica in funzione di differenti stili di apprendimento abbia alcuna motivazione. E questo lo troverete. Se vorrete, avrete bisogno appunto delle fonti di riferimento, lo trovate citato proprio come uno dei miti della ricerca psicologica sul tema, oggi smentito dalla ricerca empirica e sperimentale. Andando in chiusura di questo blocco centrale del webinar, quali sono allora i tratti caratteristici dell'evidence-based education? Beh, è un approccio che cerca, come avrete capito, di integrare il più possibile conoscenza scientifica e competenza professionale. Da questo punto di vista cerca di, se non colmare, quantomeno ridurre quello che è un gap storico che ha tenuto distante la ricerca da una parte e la pratica didattica dall'altra. Una ricerca scientifica abituata a comunicare all'interno di se stessa, all'interno, come dire, della propria comunità, e incapace molto spesso di influenzare le pratiche, è una comunità scolastica in cui vi è un forte dibattito sempre sui temi appunto della scuola, ma che forse si è affacciata meno a quelli che sono i migliori risultati che la ricerca scientifica è stata in grado di produrre. L'EBE poi si caratterizza, come detto, per la produzione di sintesi di conoscenze, di quadri di conoscenze sui diversi problemi della scuola, al fine di riuscire a realizzare quella capitalizzazione del sapere scientifico sui problemi della scuola, appunto, che è venuta a mancare invece in passato. Ultimo elemento che mi sembra caratterizzare in modo forte l'evidence-based education è l'interdisciplinarità. Ora, sapete che, ad esempio, gli apprendimenti sono condizionati da una quantità di variabili differenti, di natura sociale, cognitiva, biologica, economica, affettiva, emotiva. Guardare ai problemi dell'istruzione
Solo con il paraocchi di una singola disciplina, che sia la didattica, che sia la psicologia, che sia la sociologia, che siano le neuroscienze, significa avere una visione molto parziale degli apprendimenti. Necessariamente dovremmo integrare conoscenze provenienti da ambiti disciplinari differenti se vogliamo avere una comprensione più esaustiva, appunto, di quelli che sono i processi di apprendimento. Andiamo perciò in chiusura di questo webinar con alcuni suggerimenti di fonti per poter poi voi, come dire, approfondire se vorrete il discorso che qua vi ho potuto anticipare. In questa slide vi ho rappresentato graficamente quelli che sono alcuni tra i principali centri e organizzazioni internazionali che lavorano per la elaborazione e diffusione di conoscenze affidate, appunto, in un'ottica evidence-based. Come noterete da questo grafico, sono quasi tutti collocati nell'area anglosassone. Ovviamente questa rappresentazione non è esaustiva, ma rappresenta solo alcuni tra i principali centri. Ma questo che cosa ci fa immediatamente capire? Che la letteratura di settore è prevalentemente una letteratura in lingua inglese, il che ha da sempre costituito un limite per la diffusione di tale letteratura anche nella scuola italiana. E al riguardo vi devo anche dire che quando alcuni anni fa facevo i miei primi interventi su questo tema, ero veramente in difficoltà quando si arrivava al punto di poter suggerire delle risorse in lingua italiana sul tema perché non ve n'era alcuna. Oggi, sicuramente, pur a fronte di una letteratura che è assolutamente prevalente in lingua inglese, abbiamo anche alcune prime fonti in lingua italiana. Se uno volesse approfondire quel discorso qua introdotto, io vi suggerirei di partire da alcuni dei siti di queste organizzazioni. Perché? Perché i loro siti rappresentano spesso la prima porta di accesso per entrare in contatto con le evidenze scientifiche che possediamo su questi temi. Peraltro, diversi di questi centri prevedono all'interno del proprio sito degli spazi, delle piattaforme destinate proprio agli insegnanti che comunicano con un linguaggio rivolto assolutamente agli insegnanti, appunto per portarli a conoscenza di ciò che la ricerca evidence-based sta producendo. Io suggerirei perciò di partire da alcuni dei siti web di questi per incominciare a documentarsi al riguardo. Giusto per farvi un esempio, pensa a quello dell'Education Endowment Foundation, che all'interno del proprio sito presenta questa piattaforma che si chiama Teaching and Learning Toolkit, nella quale sintetizza ciò che sappiamo sull'efficacia di differenti variabili in rapporto alla scuola primaria, agli apprendimenti nella scuola primaria e nella scuola secondaria. Attualmente sono censite circa 30-40 variabili di rilievo, e per ciascuna di queste prevede una paginetta, una paginetta di facilissima lettura perché è scritta in un linguaggio rivolto proprio a chi quotidianamente si trova a operare nella scuola, in cui sintetizza che cosa sappiamo su quella strategia, su quella variabile, in termini di sua efficacia. Oltretutto, questa informazione è poi magari di maggior interesse per un dirigente scolastico, per un decisore politico, quanto costa tipicamente implementare un programma che metta in atto quella strategia. E in due o tre punti essenziali, quali sono gli elementi che proprio un qualsiasi insegnante non deve ignorare al riguardo di quella variabile, quella strategia? Quali sono quelle due o tre elementi di conoscenza fondamentali che devi sapere che derivano dalla ricerca al riguardo di quella strategia o di quella variabile? Oltretutto, ovviamente, poi per chi volesse andare oltre ciò che questa paginetta racconta, fornisce tutta una serie di elementi e di riferimenti bibliografici per approfondire. Oltre a questo, ci sono tanti altri siti, come vi ho detto, che possono essere utili. L'Utopia è un portale che attraverso un database di risorse video mostra, ad esempio, pratiche dimostratesi efficaci con non solo, come vi ho detto, risorse video, ma con tutta una serie di apparati di contorno a quei video, di risorse utilizzabili in classe, di guide per l'insegnamento, di materiali condivisi da insegnanti che hanno adattato quelle strategie rispetto ad un dato obiettivo con determinati tipi di studenti. Ma questo è solamente appunto per suggerire alcuni primi
possibili spunti da cui partire, ma io vi inviterei davvero un po', come dire, a curiosare tra i diversi siti precedentemente elencati per andare a scoprire, rispetto magari a quelli che possono essere i vostri interessi più peculiari, che cosa la ricerca è in grado di dirvi attualmente. Oltre a ciò, noi stiamo anche lavorando in Italia, cercando appunto di espandere il più possibile tale letteratura. È nata alcuni anni fa, nel 2005, l'Associazione della Società per l'Apprendimento di Istruzioni Informatiche d'Evidenza. È un'associazione che riunisce fondamentalmente ricercatori, cioè personale del mondo della ricerca che lavora relativamente ai problemi della scuola e personale del mondo scolastico, perciò prevalentemente insegnanti e dirigenti scolastici. Con che scopo? Cercare di fungere da ponte appunto tra quelli che sono gli sviluppi della ricerca internazionale evidence-based e la scuola italiana. Attuando che cosa? O interventi, come dire, di natura seminariale, workshop, convegni, pubblicazioni, o dei piani di miglioramento, di accompagnamento delle scuole che sono soci sostenitrici appunto dell'associazione stessa. E all'interno del sito, riportato qua sotto, qua citato, dell'associazione, soprattutto, rispetto a quello che stiamo dicendo adesso, è aggiornata, ai tempi più recenti, anche una bibliografia delle fonti italiane disponibili oggi sul tema, sia come monografie. Oggi, a dispetto di pochi anni fa, contiamo circa una quindicina almeno di monografie, di libri pubblicati su temi attinenti, strettamente attinenti alla letteratura evidence-based, più una grande quantità di articoli sul tema, disponibili anche in lingua italiana. Perciò, se vorrete anche appunto partire da tali fonti, potrà essere un modo per incominciare ad avvicinarsi a questa letteratura. Ecco, io credo con questo di aver offerto una prima panoramica, spero, così non posso dire certamente esaustiva, ma che possa aver fornito degli elementi, degli spunti, di riflessioni utili a chi si volesse avvicinare a tale letteratura. Terminata, diciamo, questa che era la parte più legata alla presentazione del tema, adesso, come dire, la parola va a voi alle domande che avete rivolto, e perciò a questo punto possiamo anche togliere, come dire, le slide dalla condivisione per passare invece alle vostre domande. A questo punto di vista, se mi date veramente qualche secondo per poter vedere quali sono i temi di maggiore interesse, per poi potervi rispondere. Ovviamente qua vedo tantissime domande. Perciò sicuramente non potrò essere esaustivo rispetto a tutte, però proverò a dare alcune risposte molto in breve, molto sinteticamente rispetto al maggior numero di domande possibile. Per cosa si intende per evidenze? Possiamo dire che si intende una conoscenza, come ho detto appunto prima nel webinar, che è stata confermata da una serie ripetuta di indagini scientifiche rigorosamente condotte che hanno portato a risultati convergenti in termini di appunto maggiore o minore efficacia della strategia indagata rispetto agli obiettivi per cui tale strategia è utilizzata. Sicuramente il discorso delle evidenze si lega strettamente col tema della ricerca sperimentale anche in educazione. Anzi, vi dico anche a questo riguardo, il prossimo webinar in cui sarò coinvolto il 15 marzo, qua, appunto nei webinar promossi dalla Mondadori, è proprio su questo tema, cioè centrato su come tradurre poi questo discorso in termini di sperimentazione in classe. Ovviamente questo non esaurisce il discorso dell'evidence-based education, ma è una componente importante, perciò il discorso è strettamente legato e sarà esattamente l'oggetto appunto del prossimo webinar che terrò, che sarà proprio su come condurre una sperimentazione in classe per produrre evidenze. Per quanto riguarda, vedo qua un interesse, uno dei temi, il cooperative learning. Il cooperative learning è un tema su cui c'è una letteratura ormai vastissima ed è stato uno dei temi quindi, su cui maggiore si è focalizzata l'attenzione in questi anni, sull'onda della diffusione poi del costruttivismo come paradigma teorico di riferimento. Al riguardo ci sono tante conferme, ma anche degli elementi da smentire. Spesso, purtroppo, per cooperative learning si è inteso
come dire, lavorare in gruppo fondamentalmente, come se bastasse magicamente lavorare in gruppo o in termini cooperativi per ottenere migliori apprendimenti. In realtà, al riguardo, devo dire che il cooperative learning non può essere così banalizzato. Ci sono strategie specifiche di cooperative learning che risultano efficaci e altri modi di attuazione di cooperative learning su cui potremmo essere quantomeno perplessi. Se volessi proprio dire due o tre indicazioni che tipicamente contraddistinguono le strategie più efficaci di cooperative learning, sono quelle dove abbiamo una fortissima strutturazione delle attività, al contrario magari di certa letteratura che, come dire, risulta essere completamente destrutturata al riguardo, come appunto basti mettere a lavorare in gruppo per ottenere risultati, come se magicamente la conoscenza nascesse dalla semplice condivisione di un lavoro. Ecco, in termini di efficacia non è esattamente così. Invece, attività fortemente strutturate, con tempi ben scanditi, un ruolo ben definito da parte dell'insegnante, tipicamente preferibile ai lavori in coppia rispetto ai gruppi numerosi, perché la coppia costringe entrambi i membri tipicamente a dover essere attivi, soprattutto cognitivamente, e perciò, al contrario, come dire, dei grandi gruppi, in cui invece c'è sempre un forte rischio che alcuni, i più strutturati da soli, vadano avanti, mentre gli altri restino un pochino più indietro, se non, come dire, assenti dall'attività del gruppo. Poi ho fatto riferimento riguardo anche al discorso appunto del carico cognitivo. Beh, il carico cognitivo adeguato, cosa significa? Là dobbiamo entrare nei dettagli di una teoria che comunque trovate, su cui trovate oggi anche delle fonti di riferimento in lingua italiana adeguate, sufficientemente intuitive, facilmente comprensibili e a cui vi rimando. Troverete dei riferimenti poi anche nella bibliografia indicata su Sapiens. Fondamentalmente, se dovessi sintetizzare, e perdonatemi veramente, quella che è assolutamente una banalizzazione, ma i tempi mi costringono ovviamente a fare questo per dare più risposte possibili, è cercare di adeguare il carico cognitivo ai fini del compito significa escludere dalle attività tutto ciò che non è finalizzato esattamente al conseguimento dell'obiettivo di apprendimento. Per questo è importante avere degli obiettivi ben definiti ed evitare di sovraccaricare gli studenti con tutto ciò che li impegna da un punto di vista cognitivo in modi non inappropriati o che li porta appunto a una distorsione del proprio impegno rispetto a quello che è il focus dell'attività principale. Andando avanti alle domande che state ponendo, come installare in classe un buon feedback? Beh, come installare in classe un buon feedback? Il discorso del feedback, come detto, si lega strettamente a quello della valutazione formativa ed è uno dei temi su cui devo dire c'è una maggiore convergenza della letteratura al riguardo, ossia troverete da più ambiti disciplinari, più autori, più studi, una forte convergenza nel valorizzare l'importanza del feedback. Però è anche vero che è uno di quegli elementi su cui abbiamo alta variabilità dei dati. Cosa significa? Che a certe condizioni la cosa può funzionare, a certe condizioni meno. Anche su questo abbiamo un'ampia letteratura di riferimento su cui perciò vi inviterei ad approfondire. Ma se volessimo, come dire, semplificare un po' come spunto attuale, che cos'è un buon feedback è, come vi ho detto, quello in cui insegnante e studente interagiscono per condividere questa informazione essenziale. Questo è il nostro percorso di apprendimento. Il nostro percorso di apprendimento prevede di compiere un passaggio dietro l'altro per raggiungere poi, diciamo, gli obiettivi finali del percorso. Questa interazione deve, come dire, cercare di chiarire ogni passaggio allo studente, ma anche all'insegnante, a che punto siamo esattamente di questo percorso. Qual è il prossimo obiettivo da conseguire? E queste informazioni l'insegnante deve cercare il più possibile di giocarla, cercando di fornire quegli input, quei suggerimenti, anche appunto di strategia di studio, strategia di lavoro, che possa essere maggiormente utili per fare il passo successivo, per passare dall'obiettivo attuale al raggiungimento dell'obiettivo successivo. Vedo un'altra questione che torna spesso al riguardo, ossia il fatto che tutti gli insegnanti siano, come dire, appesantiti a propria attività da una grande quantità di incombenze, tale per cui diventa anche difficile poi andare a seguire, come dire, anche la letteratura, perché poi parliamo appunto di ricerca sperimentale nella scuola, perciò come un insegnante con tutto ciò che ha già da fare possa integrare tutto ciò.
Ma vi devo dire al riguardo che non credo assolutamente debba essere scopo di questa, come dire, di questo approccio quello di trasformare gli insegnanti in ricercatori. L'insegnante ha già il suo lavoro e veramente riscontriamo quotidianamente che è estremamente oberato dai compiti a cui è chiamato appunto a lavorare. Quello che potremmo chiedere invece a un insegnante è quello più che essere un ricercatore, perciò essere in prima persona a dover gestire tutto ciò, di vestire come dire una sorta di habitus scientifico, se volete, cioè porsi un po' quella mentalità scientifica tale per cui io ho un obiettivo didattico per la mia classe, cioè mi pongo, riscontro la mia classe delle necessità e delle priorità, ovviamente non potrò soddisfare tutte queste priorità, però stabilirò una scala di priorità, stabilisco un obiettivo centrale per me da raggiungere, perché magari l'obiettivo rispetto a quella classificazione dei miei studenti principale da raggiungere, e rispetto a questo farò delle ipotesi di lavoro, sceglierò se lavorare con una strategia rispetto all'altra, informandomi su quelle che possono essere le migliori strategie per conseguire l'obiettivo che mi sono posto. E poi porsi soprattutto in un'ottica di valutazione critica di ciò che ha fatto, per cercare di capire che cosa ha funzionato e che cosa invece magari richiede un miglioramento da questo punto di vista. Peraltro, però, questo tema ancora sarà appunto oggetto più in particolare poi del prossimo webinar, perciò spero su questo di poter dedicare maggior tempo, cioè dare risposte più esaustive su questo specifico tema. Altro argomento che torna spesso appunto nelle richieste per insegnanti è il rapporto tra educazione fatta da evidenze e classi con bisogni educativi speciali. Ora, c'è tutta una letteratura sui bisogni educativi speciali, come sapete, che rappresenta, a mio parere, una degli ambiti di, se volete, anche di applicazione della letteratura evidence-based più rilevanti. Perché? Perché proprio laddove c'è un contesto, classe, caratterizzato da una profilazione più specifica di determinati bisogni educativi speciali, maggiore abbiamo la possibilità di andare a individuare quelle che possono essere le strategie più ragionevoli da attuare nei confronti delle diverse condizioni. Ora, al riguardo, non è che possiamo dire che esista, come dire, una strategia evidence-based valida per tutti i BES. I BES, già come categoria, ciascuna ha ciascuna propria peculiarità, ogni singolo individuo ha le proprie peculiarità, però sicuramente, soprattutto poi su determinate condizioni, ci sono centri di ricerca che hanno condotto studi ormai solidissimi. Faccio un solo esempio, l'autismo. Rispetto all'autismo, sulle diverse strategie didattiche, l'impiego delle tecnologie, ci sono centri di rilevanza mondiale, penso ad esempio al National Autism Center, che costantemente, da quasi un ventennio, aggiornano i dati sperimentali sull'efficacia delle differenti opzioni di intervento, classificando e categorizzando tutte le strategie con tutti gli elementi di contorno necessari tra quelle efficaci, tra quelle promettenti, ossia su cui abbiamo indicazioni di efficacia ma che ancora meritano maggiori studi, o su quelle su cui assolutamente non c'è alcuna base scientifica e sono rivelate assolutamente non efficaci. Perciò ogni singolo caso BES richiede, diciamo, ha una sua letteratura e io personalmente vi direi che è uno di quegli ambiti della didattica che maggiormente può beneficiare di una letteratura, se si può intendere, evidence-based. Andiamo forse in chiusura con le ultime domande, visti i tempi che stanno andando a chiudersi, perché è sempre necessario motivare gli allievi, non si rischia di creare troppe aspettative. Allora, il tema della motivazione in realtà lo sappiamo, è un tema fondamentale per l'apprendimento e che non scopre di certo l'evidence-based, come ho detto, tante cose sono solamente conferme di una letteratura da sempre nota. Troppe aspettative. Guardate, in realtà il rischio di creare troppe aspettative non si pone laddove si creano aspettative anche commisurate
quelli che sono i possibili obiettivi che i nostri studenti possono raggiungere. Ossia, nel calibrare gli interventi didattici, dovremmo stare un po' attenti a due aspetti. Da un lato, di non porre obiettivi che siano troppo facilmente raggiungibili e che vanno, come dire, a spegnere proprio quelle clima sfidanti che alcuni di voi chiedevano, perché è troppo facili. A quel punto avremo studenti che probabilmente rischiano di non sentire alcuno stimolo proprio perché l'obiettivo è tarato troppo verso il basso. È un qualcosa che è capitato anche a me personalmente, facendo delle sperimentazioni in classe, con professione del testo, dove alcuni allievi più strutturati su quel piano di competenze, evidentemente per nostra colpa in fase di progettazione, non trovavano alcuna sfida nel compito posto dalla sperimentazione, perché è troppo facile. Dall'altro non puoi neanche porre degli obiettivi quasi impossibili da raggiungere, perché anche quello funziona in chiave demotivante. Perciò va sempre calibrato questo, il clima sfidante consiste proprio in questo: misurare gli obiettivi in ciò che effettivamente è sfidante, raggiungibile, senza che siano né troppo facili né troppo difficili, proprio per non far crollare la motivazione. La motivazione, sappiamo, è strettamente collegata anche al tema dell'autoefficacia, quelle che sono le aspettative degli studenti, a quello che gli studenti attribuiscono come valore all'impegno che mettono nel proprio apprendimento, e che sono tutti quei meccanismi che agiscono poi appunto sull'impegno didattico, l'impegno che mettono gli studenti appunto nell'apprendimento, che diventa la chiave per il miglioramento degli stessi. Ancora io qua vedo tante domande, vedo se riesco a rispondere ancora un'ultimissima domanda, ricollegandomi anche a ciò che abbiamo affrontato fino adesso. Un cambiamento scientifico, su questo abbiamo già risposto. Che relazione c'è tra evidenze e didattica per competenze? Beh, relazione in senso stretto, non direi che quasi possiamo stabilire, come dire, una relazione in senso stretto tra i due termini. La didattica per competenze è, se volete, anche uno solo dei nuovi nomi che il Ministero ha adottato come impianto per la didattica scolastica, ma non porrei tanto la questione in termini tra evidenze e didattica per competenze, ma in un altro termine: rispetto a un determinato obiettivo di competenza, quali strategie sono maggiormente supportate da evidenze e quali meno? Allora, in quel caso, il discorso assume effettivamente il significato che è legittimo, è plausibile che assuma nell'ambito appunto dell'argomento che stiamo trattando. Se ho definito determinati obiettivi di competenza, allora il mio, come dire, compito da insegnante sarebbe quello di informarmi, anche attraverso i siti che vi ho segnalato, su quali sono le strategie che rispetto a quegli obiettivi di competenza si sono rivelate maggiormente efficaci, e rispetto a quelli provare a vedere, adattandoli sicuramente al proprio contesto, provare a vedere che cosa effettivamente funziona, se effettivamente funziona, oppure laddove richiede forti adattamenti, perché magari la classe in cui lavorate è determinata da condizioni del tutto peculiari, e tali per cui, come dire, i risultati non sono esattamente poi quelli che vi potevate aspettare. Ora, io credo appunto purtroppo di aver esaurito il tempo a disposizione e mi scuso per questo, perché vedo davvero tante domande e non sono, e mi rendo conto di non essere in condizioni di poter dare risposte esaurienti a tutto ciò. Spero solamente una cosa, però, e credo che questo sia possibile, che al termine di questo breve momento trascorso assieme voi abbiate avuto qualche input rispetto all'idea di una didattica informata da evidenze, che necessariamente, se sarete interessati, vi richiederà approfondimenti anche in autonomia. Vedo che rispetto alla maggior parte, credo, delle domande che mi trovo qua di fronte, i riferimenti bibliografici che vi ho segnalato e i riferimenti anche sito grafico segnalato possono fornirvi tutte le risposte che state cercando. Ovviamente il livello poi di approfondimento che avrete sarà in base anche agli interessi che avrete rispetto appunto al tema. Consiglierei di partire, come dire, come un insegnante curioso rispetto a questi argomenti, andando a vedere quelli che sono i temi in vostro maggior interesse, e poi col tempo approfondendo pian piano la letteratura che per voi ritenete più utile.
Io con questo direi che avrei concluso e volevo ringraziarvi appunto della vostra presenza così numerosa, sperando di essere riusciti in questo piccolo scopo che mi ero dato, appunto di una prima panoramica sul tema della didattica informata delle evidenze. Vi ringrazio pertanto dell'attenzione e se vorrete vi rimando al prossimo webinar che sarà appunto sul tema della sperimentazione in classe. Buon pomeriggio a tutti.